Buonasera a tutti, oggi riniziamo la lezione riprendendo dall'ultima volta. L'ultima volta ci eravamo lasciati con le liste. In particolare avevamo cominciato a introdurre il Java Collection Framework e ci eravamo occupati dell'interfaccia list. E abbiamo detto che dell'interfaccia list ci interessano due implementazioni concrete, in particolare quelle dell'array list e della linked list. E ci eravamo lasciati su questa slide l'ultima volta, che aveva generato un pochino di confusione perché non si capiva bene quando la linked list effettivamente era più utile dell'array list. Allora, ho cercato di correggerla un pochino e proviamo a rivederla insieme. Quindi in entrambi i casi, sia nell'array list che nella linked list, l'operazione di aggiungere un elemento è un'operazione immediata. Quello che rende la linked list più interessante è la rimozione di un elemento, perché rimuovere un elemento in una linked list costa meno che rimuoverlo in un array list. Quello che invece è estremamente conveniente nell'array list è ottenere un elemento dato l'indice e allo stesso modo, dato l'indice, aggiornare un elemento, perché nell'array list abbiamo l'accesso posizionale che è immediato. Mentre nella linked list, se voglio accedere al decimo elemento, devo scorrere tutta la lista fino a quando non arrivo alla decima posizione. Tutte le altre operazioni, come quelle di rimozione da un indice, il contains, quindi sapere se la collection contiene un oggetto, e sapere anche l'indice di questo oggetto nel caso in cui lo contenga, sono operazioni lente in entrambe le collezioni, perché fondamentalmente devo scorrere entrambe le collezioni, indipendentemente che sia un array o una lista, per trovare questo elemento. In più aggiungo queste due righe rispetto alla slide dell'altra volta, ossia l'iteratore, utilizzare un iteratore con la linked list è particolarmente utile se voglio aggiungere o rimuovere elementi. Abbiamo visto che l'iteratore ha la possibilità di aggiungere elementi rispetto alla posizione corrente, dove l'iteratore è arrivato in quel momento. E fare questo in una linked list è un'operazione costante. Per capire un po' più nel dettaglio il perché di questa complessità, ma anche per capire il resto della lezione, vorrei introdurre brevemente la notazione della O grande. Questa verrà poi spiegata più nel dettaglio dal professor Corno prossima settimana, quando parlerà di complessità. Qui vi do soltanto un accenno. Quindi la O grande in questo caso è una notazione che noi utilizziamo per confrontare la complessità dell'implementazione delle diverse collezioni. E la notazione O grande di n serve per specificare che il tempo richiesto per una determinata operazione dalla collezione cresce al crescere di n, dove n cos'è? N è la dimensione dei dati. Quindi dire O grande di n significa che il tempo richiesto cresce linearmente con n. Se la collezione ha 10 elementi, il tempo richiesto sarà 10. Se la collezione ha 100 elementi, il tempo richiesto sarà 100, e così via. Però ci sono anche altri esempi. Ad esempio ci potrebbe essere O grande di n al quadrato, e in questo caso il tempo sarebbe quadratico rispetto a n. O grande di n abbiamo già detto che è lineare, O grande di logaritmo di n significa che il tempo è logaritmico, che c'è una dipendenza logaritmica. Un caso particolare è quando invece abbiamo O grande di c o grande di 1, che significa che invece l'operazione viene eseguita in un tempo costante che è indipendente dalla dimensione della struttura dati. E quindi questo è in retroscena, la stessa tabella di prima, vista con una formulazione un pochino più matematica, ma non c'è nulla di nuovo perché è tutto quello che già abbiamo visto prima, analizzato prima. Quindi vediamo un esempio di quando l'array list e la linked list vanno meglio una rispetto all'altra. Allora, questo è un esempio che ho trovato su internet, molto semplice. Prende una linked list, un array list vuote e aggiunge 10.000 elementi, poi prende l'indice, cioè, dato l'indice, prende l'elemento che si trova a quell'indice per tutti i 10.000 indici, quindi per tutti i 10.000 elementi, e poi rimuove 10.000 elementi dalla collection. E quindi alla fine prende il tempo prima e dopo l'operazione e stampa un grafico. Quello che vediamo è che l'operazione di aggiungere un elemento, che sia l'array list o la linked list, non cambia molto.
Invece c'è una differenza molto più che sostanziale, direi, tra il get dell'array list contro il get della linked list. Perché? Perché se voglio ottenere un elemento in posizione iesima, so che con l'array list questa operazione è costante, perché nell'array list ho l'accesso posizionale, cioè posso accedere direttamente al decimo elemento, al quindicesimo, mentre nella linked list devo scorrere tutta la lista fino ad arrivare a quell'elemento, quindi questa operazione è molto più lenta. Riguardo invece alla rimozione, abbiamo detto che la linked list si comporta un pochino meglio rispetto all'array list, quanto da questo grafico vediamo che impiega circa la metà del tempo. Ma notiamo anche un'altra cosa, che la barra della rimozione nella linked list è più o meno lunga quanto la barra del get della linked list. E questo c'è un motivo dietro questo, perché per rimuovere un elemento devo prima trovarlo e poi dopo toglierlo. Come si fa a togliere un elemento? Abbiamo detto che con la linked list è molto semplice, perché nella linked list ogni nodo è come se fosse collegato con una corda al successivo, quindi devo semplicemente slegare questa corda e ricollegare i nodi che sono all'estremità del nodo che voglio eliminare. Quindi l'operazione di ricerca del nodo giusto è più lunga rispetto all'operazione di rimozione, che è un'operazione costante. E questo è il motivo per cui la linked list funziona meglio dell'array list, dove invece la rimozione non solo comporta cercare l'elemento, ma comporta anche spostare tutti quelli successivi di una posizione per far sì che non ci siano buchi, perché nell'array list non ci possono essere mai delle posizioni vuote. Quindi, in definitiva, cosa possiamo dire? In definitiva abbiamo visto che aggiungere un elemento all'array list o alla linked list ha più o meno lo stesso costo, perché è un costo costante e costante. L'array list è particolarmente utile quando voglio utilizzare i metodi get e set, e a questi passo un indice, perché l'array list ha un accesso posizionale e quindi è molto veloce. Inoltre, aggiungere o rimuovere un elemento alla fine, in ultima posizione dell'array list, è un'operazione veloce. Attenzione, però, c'è un caso particolare in cui l'aggiunta di un elemento in un'array list è particolarmente lungo. E questo è dovuto al fatto che, se vi ricordate, l'array list, quando viene creato con una dimensione fissa, esempio 10. Nel momento in cui tutti i 10 elementi vengono riempiti, non c'è più spazio, quindi l'aggiunta di un altro elemento comporta l'allocazione di un nuovo array che ha dimensione maggiore di 10 e comporta anche copiare tutti i vecchi elementi in quello nuovo. Quindi questa operazione è costosa, però l'implementazione di Java è fatta benissimo, per cui questa operazione di espansione, quindi di resize automatica dell'array, viene fatta con una crescita che non è lineare ma è quadratica, credo, per cui avviene soltanto poche volte, anche se inserisco tantissimi elementi. Invece, quando è utile utilizzare la linked list? Abbiamo detto che la linked list è utilissima quando utilizzo gli iteratori e voglio aggiungere o rimuovere un elemento nella posizione puntata dall'iteratore in quel momento. In più, la linked list è molto utile se voglio aggiungere o rimuovere un elemento che si trova in prima posizione. C'è da però tenere presente che la linked list, per via di questa struttura, ossia per via del fatto che tiene i riferimenti all'oggetto successivo e precedente, occupa più memoria rispetto ad un array list. Per darvi un ordine di grandezza direi tipo circa il quadruplo. Quindi questo in genere non è un fattore limitante se le nostre collezioni non hanno una dimensione esagerata, però se parliamo di diversi gigabyte, di collezioni di diversi gigabyte, allora utilizzare una linked list potrebbe diventare limitante. Avete delle domande su questa parte sull'array list e la linked list? Perché? Allora, nell'array c'è un concetto di sequenzialità, ossia ogni elemento viene messo successivamente a quello precedente. Quindi l'array è una sezione contigua di memoria che viene utilizzata per salvare tutti i vari elementi. Nel caso della linked list si perde questo concetto, ma semplicemente si alloca una nuova posizione ogni qualvolta bisogna aggiungere un nuovo elemento. Quindi semplicemente l'elemento vecchio punta a quello nuovo, però come fa a puntare? Vuol dire che da qualche parte in quell'oggetto serve dello spazio per tenere posto a questi riferimenti. E siccome è una double linked list, non solo punta a quello successivo, ma punta anche al precedente.
Quindi c'è il riferimento dell'oggetto stesso, ossia quello che effettivamente abbiamo salvato dentro la linked list. Poi c'è il riferimento al successivo, c'è il riferimento al precedente, poi forse c'è anche dell'altro, e questo fa sì che occupi più memoria rispetto all'array list. Altre domande? Ok, se non avete altre domande passiamo ai set. I set sono un'altra interfaccia della gerarchia della Java Collection. I set sono molto utili perché hanno delle proprietà differenti che spesso andremo a utilizzare. In particolare, il set non permette duplicati, è una collezione che non permette duplicati. L'altra volta avevamo detto che dell'interfaccia dei set ci interessavano due, tre anzi, implementazioni concrete. Quella del hash set, che è particolarmente efficiente, quella della linked hash set, è quella del treeset, dove il treeset al suo interno mantiene un ordinamento dei dati. Siccome però la struttura dati su cui si basa il treeset e l'albero, e gli alberi non li abbiamo ancora visti, oggi ci concentriamo sugli hash set, che invece utilizzano al loro interno le funzioni di hash. L'interfaccia del set prevede questi metodi, tra gli altri, questi sono i più importanti, permette l'aggiunta di un elemento, permette la rimozione di un elemento, e sapere se un elemento è contenuto all'interno della collezione. Ricordandosi che il set non permette duplicati e perdiamo il concetto di accesso posizionale, ossia non posso più richiedere di accedere all'elemento in posizione 10, perché questo non ha più senso, perché non è più come l'array che gli elementi vengono salvati sequenzialmente. Qui si utilizza un'altra regola. Quindi ritornando alla famosa tabellina di prima dell'array list e linked list, aggiungiamo una colonna dove confrontiamo la complessità con i set. Vediamo che i set hanno meno operazioni perché perdendo l'accesso posizionale tutti i metodi che coinvolgono l'indice non hanno più senso, ma vediamo che gli altri metodi hanno una complessità bassissima, anzi una complessità che è costante. Così, indipendentemente dalla dimensione della collezione, tutte queste operazioni sono costanti. Questo come è possibile? Perché la struttura dati su cui si basano gli hash set, qui stiamo parlando di set, ma in realtà stiamo parlando di hash set, è quella di utilizzare un array associativo. L'array associativo è la struttura base delle hash table. Quindi cerchiamo di capire meglio che cos'è un array associativo e cos'è un hash table. Immaginiamo di avere un universo delle possibili chiavi. Quello che mi interessa però non è l'intero universo, ma semplicemente l'insieme K delle chiavi che andrò a inserire nel mio array associativo. L'array associativo, come dicevo, non è più un array in cui si ha l'accesso posizionale, ma si ha un accesso per chiave. Quindi, data una chiave, so qual è la cella dell'array a cui posso accedere. Però ho bisogno di una funzione che mi permette di trasformare una chiave in un indice, perché di fatto la hash table è un array, soltanto che prima fa un'operazione trasparente all'utente che è quella di trasformare una chiave in un indice. E noi comunque non possiamo più utilizzare l'indice per accedere ad una determinata casella, perché la struttura dati sottostante in cui vengono memorizzati i dati non è visibile all'utente. E questa funzione che trasforma una chiave in un indice viene chiamata funzione di hash. In generale la definizione di funzione di hash è una funzione che mappa dati di dimensione arbitraria in dati di dimensione fissa. Quindi, in modo più specifico rispetto agli array associativi, diciamo che mappa un insieme U di chiavi in un insieme di indici che vanno da 0 a m-1, se m è la dimensione massima. E il risultato della funzione di hash è il valore di hash, ossia l'hash value. Le funzioni di hash hanno tantissime applicazioni. Noi ci concentriamo soltanto su una, che è quella della hash table, però in realtà sono utilizzate in tantissimi campi. E in particolare è importante il loro utilizzo come funzioni, importante l'utilizzo delle funzioni crittografiche di hash, che vengono utilizzate per l'autenticazione. Vengono utilizzate per assicurare l'integrità dei file, ad esempio posso calcolare l'hash di un file e poi calcolare l'hash dello stesso file dopo un po' di tempo e capire se ci sono state modifiche.
può essere anche utilizzato per calcolare un riassunto del file per poi essere firmato, perché sapete che la firma digitale è un'operazione abbastanza pesante, quindi al posto che applicarla sul file originale si applica su questo riassunto. C'è una differenza però tra le funzioni crittografiche di hash e le funzioni di hash utilizzate nell'hash table. Noi però non vedremo queste differenze perché esula leggermente dal corso. Soltanto una nota, git utilizza lo SHA-1, che è una funzione di hash sicura, o perlomeno relativamente sicura. Quindi, quali sono le proprietà principali che deve avere una funzione di hash? La funzione di hash, prima di tutto, deve essere deterministica, ossia, dato un input, deve produrre sempre la stessa chiave. Secondo, deve essere uniforme, ossia, deve essere indipendente dai pattern. Cosa sono i pattern? Sono delle relazioni statistiche dei dati. Ad esempio, se ho delle parole e voglio fare l'hash di alcune stringhe, la funzione di hash non deve tener conto che il linguaggio su cui fare l'hash è la lingua italiana o un'altra lingua, deve essere indipendente. E i valori generati dalla funzione di hash devono essere il più possibile uniformi nello spazio di destinazione, ossia voglio che indipendentemente dalla chiave ogni posizione dell'universo di destinazione sia ugualmente possibile. E poi vorrei anche che l'output fosse in un range predeterminato, perché come vi ho detto la struttura base poi dell'hash table è un array, l'array ha una dimensione finita, diciamo m, e vorrei che l'output della funzione di hash fosse nel range tra 0 e m-1, perché come dicevo la funzione di hash ha il compito di trasformare una chiave in un indice. Come avevo accennato prima, le funzioni di hash crittografiche hanno delle proprietà in più rispetto a quelle che noi utilizzeremo, ed è quello di essere resistenti alle collisioni, delle collisioni parleremo poi più tardi, e poi hanno anche la proprietà di non essere invertibili. Questo significa che, dato il risultato della funzione di hash, deve essere difficile tornare al valore originale, quindi alla chiave. E questo per ovvie ragioni, perché ad esempio vengono utilizzate nell'autenticazione, si fa l'hash di una password, perché è più sicuro salvare l'hash della password piuttosto che la password stessa, appunto perché è difficile dall'hash ritornare alla password. Quindi, riguardo alle funzioni di hash, ci sono due principali famiglie, perché quello che voglio è avere una funzione di hash che mi generi un numero, un indice che vada da 0 a m-1. Quindi la prima possibilità è utilizzare una funzione di hash che genera un risultato in un intervallo, diciamo un intervallo da 0 a n. Però siccome l'intervallo di destinazione è m ed m è minore di n, allora posso utilizzare la funzione modulo, che è particolarmente utile in informatica perché il modulo cos'è? Non è nient'altro che il resto della divisione. E questo mi permette di trasformare qualsiasi numero in un numero nell'intervallo specificato. Quindi se ad esempio m è 20, aspetta, no scusate, n è 20 e m è 10, posso fare 19 modulo 10 e questo mi restituirà 9. Cosa significa? Che si trova in posizione 9. Quindi semplicemente è una funzione di compressione perché comprimo uno spazio più grande in uno spazio più piccolo. È semplicemente il resto della divisione. L'alternativa è quella di invece fare l'operazione di espansione, ossia il risultato della funzione di hash è un numero in floating point tra 0 e 1. 0 compreso e 1 escluso. E poi semplicemente moltiplico il risultato per l'intervallo di interesse, quindi lo moltiplico per 1000 e avrò un numero che va da 0 a 999. Qual è la complessità della funzione di hash? Dipende, ma in generale possiamo dire che la complessità dipende dalla lunghezza della chiave. Ma siccome la lunghezza della chiave è molto più piccola rispetto alla dimensione della collezione, quindi rispetto alle altre operazioni che faccio sulla collezione, posso dire che è di solito ha complessità costante, quindi la considero grande di 1. Allora l'algoritmo della funzione di compression si basa sulla possibilità di restringere, quindi di comprimere un range più grande in un range più piccolo. I due range possono avere qualsiasi dimensione. Quello che sfrutto è l'operatore modulo. L'operatore modulo mi dà il resto della divisione. Quindi se il range più grande è 11 e quello di destinazione
a grandezza 11 e quello di destinazione a grandezza 10, quello che posso fare è 1% 1 mi dà 1, perché il resto della divisione è 1. 1, no, scusate, 1% 10 mi dà 1, perché il resto della divisione è 1. Se faccio 11 per 110, di nuovo mi dà 1, perché 11 diviso 10 dà 1 col resto 1. Perché il modulo si codifica nel linguaggio come una percentuale, e il simbolo del modulo è il percento. Ma dovreste averlo utilizzato nel corso di C. Se non l'avete fatto, ne vediamo poi un esempio dopo. Allora, lo davo per scontato, scusate. Quindi abbiamo visto qual è la complessità di calcolare il valore per una funzione di hash. Vediamo adesso un semplice esempio di funzione di hash. Vogliamo, ad esempio, calcolare la funzione di hash per, cioè vogliamo applicare la funzione di hash ad una stringa, ad esempio Andrea. Sappiamo che ogni elemento della stringa è un carattere, ma questo carattere è codificato, ad esempio, in codifica ASCII. E quindi ad ogni carattere corrisponde un valore. Quello che potrei fare è semplicemente sommare i valori che compongono questa stringa e ottenere una somma. Poi questa somma molto probabilmente avrà un range più ampio rispetto al range di destinazione, quindi applico l'operazione di modulo per restringere questa operazione, per restringere il risultato al range di destinazione. Il problema di applicare un algoritmo di questo tipo è che tutti gli anagrammi danno lo stesso risultato. Ad esempio, note e tone hanno la stessa somma, perché non considero la posizione dei caratteri, considero soltanto i caratteri. Quindi qualunque sia la permutazione dei caratteri, alla fine avrò sempre lo stesso risultato, purché siano gli stessi caratteri. Quindi questa non è una funzione di hash molto astuta. Ma questo ci fa anche capire che creare funzioni di hash è particolarmente difficile. Uno dei problemi principali da affrontare quando si crea una funzione di hash è il problema della collisione. La collisione avviene ogni qualvolta due chiavi diverse generano lo stesso valore. Quindi faccio l'hash di due chiavi diverse e ottengo lo stesso valore, lo stesso risultato. In questo caso, ad esempio, abbiamo che la chiave 1 e la chiave 4 generano due valori diversi, invece la chiave 2 e la chiave 5 generano lo stesso valore, quindi di questa operazione si chiama. Questo evento si chiama collisione. Allora, le collisioni sono possibili. La collisione si verifica quando più chiavi portano allo stesso slot, perché chiamiamo ogni elemento di questo array slot. Ma il problema principale è che evitare le collisioni è impossibile. Quindi devo disegnare delle funzioni di hash che minimizzino il numero di collisioni generate, ma devo anche pensare a delle soluzioni per gestire le collisioni. E se ci sono tante collisioni, la complessità aumenta, perché io ho detto che la complessità di utilizzare un hash set è costante, è uno grande di 1. Questo è vero, però deve funzionare la funzione di hash deve funzionare perfettamente, ossia non deve generare collisioni. Se inizia a generare collisioni, il tempo di ricerca aumenta, quanto aumenta tantissimo, può aumentare fino a n, perché nel caso estremo tutti gli elementi, tutte le chiavi possono collidere e dare origine allo stesso risultato. Se lo stesso risultato vuol dire che devo andare a cercare tutti gli elementi nello stesso slot e quindi per cercarli devo applicare un algoritmo lineare e quindi ricado nel caso della lista e quindi ho una complessità che è O grande di n, quindi dipendente dal numero di dati inseriti, cosa che assolutamente vorrei evitare. Per farvi capire un esempio di come mai le collisioni siano impossibili, pensate al paradosso dei compleanni. Qualcuno lo conosce? Assolutamente no. Allora, il paradosso dei compleanni si basa su questo principio. Utilizziamo come funzione di hash la data di compleanno, la data intesa come giorno e mese di compleanno. Sappiamo che ci sono 365 giorni, quindi 365 possibili compleanni, e
La domanda è: qual è il numero minimo di persone per avere il 50% di probabilità che in una stanza due persone abbiano lo stesso compleanno, siano nate nello stesso giorno? Beh, la cosa sorprendente è che se calcolate, ma è semplicissimo il calcolo, se lo calcolate vedete che con almeno 23 persone c'è il 50% di possibilità che due persone nella stessa stanza siano nate lo stesso giorno. E se saliamo a 65-70, la percentuale diventa il 99%. Quindi vuol dire che se ho 70 persone, come voi in questa stanza, c'è il 100%, c'è quasi il 100% di sicurezza che due persone siano nate lo stesso giorno. E questa è una semplice dimostrazione di come mai le collisioni siano possibili. E lo stesso algoritmo è stato poi utilizzato inversamente per rompere le funzioni di hash, per attaccare le funzioni di hash, perché come dicevo le funzioni di hash sono utilizzate anche in sicurezza e quindi attaccare una funzione di hash diventa interessante per tutta una serie di scopi. E lo stesso paradosso è stato poi utilizzato in modo, diciamo, malevolo. Un altro esempio di funzione di hash è il seguente. Poiché tutto su un calcolatore si riconduce a numeri, perché un oggetto non è nient'altro che una sequenza di bit, e per quanto questa sequenza di bit sia lunga, non è nient'altro che un numero in fondo, e poi siccome quello che la funzione di hash deve restituire è un numero, potrei semplicemente direttamente utilizzare questo numero, così com'è. E questa è una possibilità. Poi utilizzo l'operazione di modulo, perché ovviamente questo numero potrebbe essere molto grande, ma tanto non mi interessa perché l'operazione di modulo, che non è nient'altro che l'operazione di compressione, mi permette di comprimere qualsiasi range in un range più piccolo. Ovviamente quest'operazione è estremamente veloce, il problema è che devo assicurarmi di quale valore di m sia corretto, perché un valore di m sbagliato fa sì che il tutto non funzioni più perché genera un sacco di collisioni. Qualche euristica è: bisogna scegliere un numero primo, bisogna scegliere un numero non troppo vicino alla potenza di 2 e non troppo vicino alla potenza di 10. Un esempio che funziona bene per gli indirizzi di memoria su 32 bit è quello di moltiplicare l'indirizzo di memoria K, che è la chiave per questo numero 2 miliardi, eccetera, e si è visto sperimentalmente, quindi non credo sia stato dimostrato, ma semplicemente sperimentalmente funziona, che questa è una buona funzione di hash per gli indirizzi di memoria. Perché questo numero? Perché 2 alla 32, dove 32 sono i bit, diviso la sezione aura dà questo risultato. Allora, abbiamo detto che le collisioni sono impossibili. Da un lato dobbiamo cercare delle funzioni di hash che minimizzino il numero di collisioni. Dall'altro lato, però, dobbiamo anche inventarci dei sistemi per gestire le collisioni quando queste accadono. E ci sono due principali tecniche per gestire le collisioni. La prima è quella dell'open addressing e l'altra è quella del chaining. Nel caso dell'open addressing, quello che faccio è applicare una procedura sistematica ogni volta che c'è una collisione. Questa procedura potrebbe essere: ok, ho una collisione, cerco la prossima, mi muovo linearmente su questo array fino a quando non trovo una cella libera. Oppure potrebbe essere: applico di nuovo la funzione di hash e cerco una nuova posizione. A noi però interessa di più il chaining, perché è quello adottato in Java nella hash table. E quello che fa il chaining è considerare ciascun set, quindi ciascun elemento dell'array è un set, che è la testa di una lista. Inizialmente sono tutte vuote, quindi sono tutte liste non inizializzate. Quando vado a inserire un elemento, lo inserisco nella lista. Quindi se ho una collisione inserisco più elementi nella lista e questo spiega la famosa complessità o grande di n di cui parlavo prima. Perché se tutte le chiavi collidono nella stessa posizione, vuol dire che tutti gli elementi saranno inseriti nella stessa lista e quindi questo vorrà dire che utilizzare un hash set non è differente da utilizzare una linked list. Però questa eventualità direi che è puramente teorica, perché sperimentalmente si vede, nell'utilizzo normale si vede che la complessità è di solito molto vicina alla costante, quindi a un grande di 1. Quindi quando c'è una collisione, come abbiamo visto prima, quindi due chiavi portano allo stesso set, portano alla stessa
elemento dell'array, allora aggiungo un blocchetto alla lista. E questo è il modo in cui viene implementato l'hash 7 in Java. Quindi è già implementato, non dobbiamo preoccuparci di nulla. Esiste il concetto di load factor, che chiamiamo alfa, che è dato da n su m, dove n è il numero effettivo di elementi che sono salvati nell'hash table e m è il numero di slot. Quindi, per intenderci, n sono i quadratini azzurri, quelli rosa sono gli slot. Vorrei che questo fattore fosse molto vicino a 1, ma un pochino più grande di 1, perché permetto delle collisioni, ma vorrei che le collisioni comunque fossero il numero più ridotto possibile. Abbiamo detto che l'analisi di complessità nel caso peggiore è o grande di n, però questa è un'eventualità veramente rara, perché è molto difficile che tutte le chiavi collidano nella stessa posizione. E quindi generalmente la complessità è o grande di 1. Ovviamente la complessità dipende da come le chiavi sono distribuite negli m slot, quindi dipende da se la funzione di hash funziona bene o male. Avete domande per caso fino a questo punto? A parte il modulo che poi guardiamo in un esempio. Okay. Abbiamo visto che tutte le collection estendono l'interfaccia iterable. Iterable è un'interfaccia che restituisce un iteratore, che è uno strumento che ci permette di iterare su una collection e quindi di ottenere tutti gli elementi della collection. Nel caso di una linked list e di un array list, c'è il concetto di posizione, ossia gli elementi erano posizionati uno di seguito all'altro, secondo l'ordine di inserzione. Quindi, utilizzando l'iteratore, avrei ottenuto tutti gli elementi così come li ho inseriti. Nel caso però dei set, perdo questo concetto di ordinamento, perché gli oggetti non sono più inseriti secondo l'ordine di inserimento, ma secondo l'ordine che è dettato dalla conversione da chiave a indice. Quindi non possiamo più parlare di ordine. Se utilizzo un iterator con un hash set, quello di cui sono sicuro è che mi restituirà tutti gli elementi della collezione, ma di sicuro non me li restituirà nell'ordine in cui li ho inseriti. Noi in particolare ci occupiamo degli hash set. L'hash set è una collezione che permette di aggiungere elementi, che permette di rimuovere elementi, che permette di sapere se la collezione contiene un elemento, e tutte queste operazioni hanno un costo medio che è costante, quindi è molto veloce, al costo di non permettere duplicati, non permettere accesso posizionale, e ovviamente l'iteratore restituisce gli elementi in un ordine che è impredicibile. Tuttavia, alcune volte, quest'ultima condizione, quella di avere un iteratore che restituisca gli elementi in ordine impredicibile, non è accettabile. Per questo motivo esiste un'altra implementazione concreta dell'interfaccia set, che si chiama linked hash set, che è un'unione tra la tabella di hash, quindi tra la hash table e una linked list. A differenza dell'altra, se utilizzo un iteratore, gli elementi verranno restituiti secondo un ordine, e l'ordine è quello di inserzione degli elementi nella lista. Quindi questo tipo di collezione ancora non permette elementi duplicati, ancora non permette accesso posizionale, però permette che gli elementi vengono restituiti in un ordine che è predicibile. Come funziona? Perché ogni elemento che viene inserito nella hash table contiene i legami, quindi fa parte di una linked list, che è completamente separata da quella della hash table. E questa linked list è strutturata in modo tale che gli elementi siano collegati in base all'ordine di inserimento. Come fare a costruire, quindi diciamo che è utile, una struttura dati che è utile, direi in condizioni particolari. Generalmente si utilizza l'hash set.
come fare a costruire un hash set? Posso utilizzare il costruttore che non accetta nessun parametro, posso creare un hash set a partire da una collezione esistente, posso creare un hash set con una capacità iniziale fissa. Capacità significa quanti elementi, di quanti slot è costituito questo hash set, e posso anche definire il load factor, ossia il fattore di carico, quello che prima abbiamo definito alfa, perché abbiamo detto che il load factor potrebbe essere maggiore di 1, perché permetto collisioni, questi elementi che generano collisioni, le chiavi che generano collisioni, finiscono nella linked list. Soltanto una precisazione, quando parlo di chiavi, non sto parlando di mappe, quindi non sto parlando di un valore che è associato ad una chiave, ma il valore stesso è la chiave. Quindi il valore stesso che voglio inserire viene fatto passare dentro la funzione di hash e il valore restituito mi rappresenta l'indice all'interno della collezione. Quindi non c'è ancora il concetto di mappa chiave valore. Questi sono i valori di default con i quali vengono costruiti gli hash set, quindi con capacità iniziale 16 e con fattore di carico 75. Nel caso in cui la capacità iniziale fosse superata o il fattore di carico non fosse più rispettato, automaticamente vengono fatte delle operazioni di resizing interno in modo tale che questi numeri vengano rispettati, in particolare il fattore di carico. Tutto questo è trasparente all'utente. Per cui utilizzare come tutto sì? Sì, ok. Quello che volevo precisare, perché parlando di chiave magari ci si può confondere con la struttura dati mappa, perché nella mappa associo ad un valore una chiave e utilizzo la chiave come identificativo di quel valore, quindi voglio sapere qual è il valore associato a quella chiave, passo la chiave alla mappa e la mappa mi restituisce il valore. Quando inserisco un nuovo valore devo inserire anche una chiave. Nel caso dell'hash set invece non ho un'associazione tra chiave e valore, perché la chiave è il valore stesso. Cioè, io voglio inserire... Sì. Il valore è la chiave, cioè valore uguale 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 a chiave. Perché l'hash set è una struttura dati che è simile, diciamo, a un array, quindi inserisco sempre e comunque un solo valore, quindi non inserisco una coppia che ha valore, inserisco un valore. Però si sfrutta la funzione di hash per capire dove questo valore viene inserito. Perché la funzione di hash cosa fa? Trasforma qualunque valore in una chiave, e la chiave è l'indice dell'array. Quindi il valore è la chiave. È più chiaro? L'utilità è puramente una questione di efficienza, perché come abbiamo visto, torno un attimo indietro, è puramente una questione di complessità, perché aggiungere un elemento è efficiente sia nell'array list che sia nella linked list. Rimuovere un elemento è lento, invece nel set è veloce. Sapere se la collezione contiene un elemento è estremamente lento nel caso di un array list o una linked list, perché devo fare la scansione di tutta la lista. Invece se sfrutto la funzione di hash, non devo partire dal primo elemento e scansionarla, no, semplicemente so già dove andare a cercare questo elemento. Perlomeno ho un'indicazione, perché nel caso di collisioni non so proprio la posizione precisa, però so l'area dove posso iniziare la ricerca. Quindi è puramente una questione di efficienza. Scusate, dove ero rimasto? Qua. Quindi, come tutto nella Java Collection Framework, le strutture dati sono costruite per essere il più semplice possibile da utilizzare. Quindi hanno all'interno una funzione di hash, permettono il resizing dinamico della struttura dati, gestiscono le collisioni, generalmente le operazioni hanno complessità costante, quindi è semplice, basta utilizzarle.
Vediamo un pochino più i dettagli di quello che invece dovete fare quando programmate in Java, se volete utilizzare questo tipo di collezione. E questa è la parte un pochino più critica. Perché in Java ogni classe può fare l'override, in ogni classe si può fare l'overriding del metodo hashCode. Il metodo hashCode è un metodo che restituisce un valore su 32 bit e un signed integer, quindi un intero consegno. A partire da Java 2, Java 1.2, è stato reimplementato il codice della hashcode per le stringhe utilizzando il seguente algoritmo, molto simile a quello che abbiamo visto, però oltre a considerare il valore di ciascun carattere, si tiene conto anche della sua posizione. Quindi se voglio fare l'hash di Andrea, l'algoritmo prevede di moltiplicare il valore della lettera A per 31 alla quinta, dove 5 è la dimensione, la lunghezza della stringa meno 1. Poi la lettera N per 31 alla quarta, la lettera D per 31 alla terza, la lettera R per 31 alla seconda, eccetera, eccetera, 31 al numero primo. E questa è la funzione di hash per le stringhe. Tutti i tipi di base in Java hanno la funzione hashCode, hanno il metodo hashCode di cui è stato fatto l'overriding, come pure equals. Per cui i tipi di base si possono utilizzare in modo sicuro. Il problema è quando invece utilizziamo hashCode, quando utilizziamo un hash set e inseriamo tipi che non sono tipi di base, ossia oggetti definiti da noi. Perché se inseriamo oggetti custom, dobbiamo ricordarci di fare l'overriding, perché il metodo ereditato da object semplicemente restituisce l'indirizzo di memoria dell'oggetto, quindi il riferimento, e questo assolutamente non ci piace. È la stessa cosa che viene fatta da equals. Equals fa il confronto tra i riferimenti, tra gli indirizzi di memoria. Quindi consideriamo la mia classe MyData, dove ho il nome, il cognome e l'età. E poi entro in questo if. Quindi creo due oggetti di tipo MyData e vado nell'if e mi chiedo se foo, se l'hashcode di foo sia uguale all'hashcode di bar. Secondo voi sono uguali o sono diversi? Sono diversi perché i riferimenti in memoria sono diversi, quindi non ha senso che siano uguali. E infatti la soluzione è che sono diversi. Consideriamo invece adesso questi due oggetti, foo e bar. Ma dove invece vado a riempire i valori? Quindi metto lo stesso nome, metto lo stesso cognome, metto la stessa età e mi richiedo, i valori restituiti dall'hashcode sono uguali o sono diversi? Sono diversi. Perché? Perché non ho ridefinito hashcode. Quindi ogni qualvolta creo un oggetto custom, devo ricordarmi di ridefinire hashcode e equals. Quindi la soluzione è che sono diversi. Devo ricordarmi di definire hashCode e equals, perché hashCode e equals hanno un comportamento che è strettamente legato e quindi se ridefinisco uno sono obbligato a ridefinire l'altro. Ma non solo a ridefinirli, ma a ridefinirli con la stessa semantica, utilizzando le stesse variabili. Perché la regola vuole che se due oggetti sono uguali, allora per forza siamo obbligati a far sì che il valore ritornato da hashCode sia identico. Se due oggetti sono diversi, secondo equals, è più efficiente che il valore restituito da hashCode sia diverso, perché se così è, evito collisioni. Però la seconda condizione non è necessaria. Quindi ricordatevi sempre, questa è una regola importantissima, che ogni qualvolta ridefinisco equals, devo ridefinire anche hashCode. E la stessa cosa vale per il viceversa. Abbiamo detto che il metodo hashCode restituisce un valore su 32 bit, un signed integer. Questo vuol dire che tutti i valori che sono già su 32 bit, come i float e gli integer che sono tipi di base, possono essere utilizzati direttamente come valori di ritorno per la funzione hashCode. In alternativa, posso anche pensare di utilizzare la funzione di hash perfetta. Cos'è la funzione di hash perfetta? È una funzione che non genererà mai buchi,
e non genererà mai collisioni. Quindi prima ho mentito, non è vero che le collisioni sono inevitabili, sono evitabili se io però conosco il dominio dell'oggetto. Vi faccio un esempio, se io considero gli studenti del Politecnico di Torino, utilizzare la matricola come valore di hash è una funzione di hash perfetta, perché io so per certezza, so per costruzione, che due studenti mai avranno la stessa matricola, a meno che la segreteria non si sia sbagliata. E quindi se ho un identificativo univoco di un oggetto, una matricola, il codice fiscale, eccetera, posso utilizzare questo identificativo univoco come valore ritornato della funzione di hash. In altri casi invece devo utilizzare una combinazione di variabili. E quindi poi vedremo un esempio. La cosa interessante è che Eclipse permette di fare l'overriding di qualsiasi hash code in modo molto semplice. Quindi fornisce un suo algoritmo automatico per completare i qualsiasi hash code. L'unica cosa che dovete fare voi è scegliere quali sono le variabili da utilizzare per fare il controllo, quindi sull'uguaglianza. Quindi vorrei soltanto ricapitolare cosa dovete e non dovete fare. Allora, prima cosa, mai usare uguale uguale o diverso per fare il confronto tra oggetti, perché se fate uguale uguale o diverso, semplicemente confrontate le references degli oggetti, i riferimenti, gli indirizzi di memoria, non state confrontando il contenuto dell'oggetto. Quindi questo cercate di non farlo mai. Se dovete invece confrontare l'uguaglianza di due oggetti, quindi sapere se due oggetti sono uguali, sapere se due stringhe sono uguali, se due oggetti MyData sono uguali, dovete sempre utilizzare equals. E questo fatelo perché internamente, quindi sempre ridefinire equals, perché utilizzeremo alcune librerie che internamente utilizzeranno equals e quindi se voi non lo ridefinite, il comportamento di queste librerie non sarà quello aspettato. Quindi d'ora in avanti, per favore, quando create una nuova classe, come create i getter e setter in modo automatico, create anche il metodo hashCode e equals per quell'oggetto. Il metodo hashCode invece serve per restituire il valore di hash di un oggetto ed è utile soltanto se utilizzo delle strutture dati che al loro interno utilizzano una tabella di hash, che sono gli hashSet e gli hashMap. Gli hashMap non li abbiamo ancora visti, li vedremo la prossima settimana. Però è comunque importante ridefinire, fare l'overriding di hashCode se sto ridefinendo equals. In ultimo, questa è una nota particolarmente dolente, per favore non utilizzate mai più compareTo per confrontare due oggetti, l'uguaglianza tra due oggetti, perché questo, se a volte funziona, nella globalità delle volte no, perché è molto rischioso farlo, perché come dicevo prima, se utilizzate compareTo per confrontare due oggetti, non ridefinite equals, se non ridefinite equals vuol dire che equals eredita il comportamento di base, quindi quando utilizzeremo delle librerie che al loro interno utilizzano equals, il programma si rompe, non funziona più nulla. Quindi per favore queste quattro regole studiatele e applicatele. Poi vediamo ancora un esempio. Abbiamo la classe MyData. Come prima, definiamo tre variabili, nome, cognome e età, definiamo un costruttore che accetta tre parametri e inizializza queste variabili. Se facciamo l'overriding di equals con Eclipse, in automatico viene generato tutto questo bloccone di codice. Quello che dobbiamo semplicemente fare è selezionare quali sono le variabili sul quale viene fatto il confronto. E in questo caso mi sembra che siano il nome e il cognome, se non sbaglio. Cosa significa tutto questo blocco, pezzo di blocco, questo blocco di codice che viene automaticamente generato? È molto semplice. Ora, prima di tutto si confronta se l'oggetto è uguale a se stesso, perché se i riferimenti sono identici vuol dire che si tratta dello stesso oggetto e quindi restituisce true. La seconda cosa che si confronta è se l'oggetto con cui devo confrontare l'uguaglianza sia uguale a null, perché se è null, allora ritorno false, perché di sicuro sarò diverso.
il confronto sarà diverso. A questo punto viene fatto il cast dell'oggetto alla mia classe, perché io ricevo un oggetto object, quindi faccio il cast di questo oggetto a myData. In realtà prima dovrei, mi sa che per esigenze di spazio manca un controllo, prima si fa il controllo se object è della classe, è della stessa classe del mio oggetto. Se sono della stessa classe a questo punto posso fare il cast, perché se faccio il cast e per caso i due oggetti sono di due classi diversi, ho un'eccezione. Il object? Non ho capito, scusa. Ah sì, scusami, non l'avevo visto. Sì, esattamente. È quello lì il controllo. Cioè, controllo se l'oggetto, se i due oggetti sono istanze della stessa classe. Se è così, allora è safe, è sicuro fare il cast dell'oggetto. Se faccio il cast vuol dire che posso accedere alle proprietà di quell'oggetto, ai suoi metodi, e quindi posso effettuare il confronto. Giusto per ricordarvi, override che cos'è? È semplicemente un'annotazione che viene utilizzata in Java. Le annotazioni sono è una sintassi particolare che viene utilizzata ad esempio dal compilatore per fare dei controlli, ad esempio per controllare, se faccio l'override, il compilatore controlla che il metodo su cui faccio l'override effettivamente venga ereditato dalla classe object. Ed è utile scrivere @override questa sintassi, perché se non lo scrivo e faccio un errore di sintassi e al posto di scrivere equals scrivo equal senza la s, il programma compila, perché comunque definisco un nuovo metodo, ma non sto facendo quello che in realtà volevo fare, ossia fare l'overriding di un metodo. Quindi @override serve semplicemente per fare dei controlli sulla sintassi a livello di compilazione. Quando invece devo ridefinire hash code, potrei inventarmi delle funzioni di hash particolari, ma quello che succederebbe è che non funzionerebbero, perché creare delle funzioni di hash è molto difficile, quindi quello che devo fare è semplicemente utilizzare delle funzioni di hash studiate da qualcuno più esperto. Di seguito ci sono alcuni esempi, io però vorrei saltarli perché sembrano un po' troppo specifici, anche perché Eclipse, come vi dicevo, fornisce un'implementazione del metodo hashCode che è molto efficiente, molto semplice, semplicemente dovete scegliere quali sono le variabili da tenere in considerazione. Quindi io passerei direttamente ad un esempio, se non avete domande su questa parte. Quindi creiamo un nuovo Java project, direi un Java project senza creare nulla con JavaFX, perché JavaFX ormai lo conosciamo bene e vogliamo concentrarci sulle collection. Quindi creiamo new hash set. Creiamo una nuova classe. Sì. Java Project mi sembra che di default crei il progetto più semplice esistente. Però fate come. No, sì, direi di non creare un progetto FX, perché altrimenti dobbiamo gestire l'interfaccia e è un po' lento. Quindi creiamo una nuova classe main in cui abbiamo il metodo public statico void main. Cerchiamo di capire come funziona il famoso modulo, l'operatore modulo. Qua
Allora, diciamo che definiamo il mio range. E diciamo che il mio range è uguale a 10. E diciamo che la mia funzione di hash mi restituisca 23. Quindi facendo 23 per 110 e stampandolo, otteniamo il valore 3. Perché 3? Perché se facciamo 23 diviso 10, la divisione non darà un risultato più il resto. In particolare dà 2 come risultato e 3 come resto. Quindi l'operatore modulo semplicemente ci restituisce il resto della divisione. E questo è un trucco per trasformare numeri su qualsiasi range in un range più ristretto. È semplicemente appunto un trucco, però funziona e lo chiamiamo è il nostro algoritmo di compressione. Quindi qualsiasi sia il range dell'output della funzione di hash, possiamo sempre trasformarlo nel range del nostro array. Quindi diciamo che il nostro array su cui andremo poi a inserire gli elementi, su cui Java andrà a inserire gli elementi, abbia dimensione 10, ma la funzione di hash mi genera un output che va da 0 a 200, posso scrivere 0 per 110 e mi darà 0 come output, ma se scrivessi 199 per 110 dovrei ottenere 9 come output. Ovviamente più comprimo, più aumenta la possibilità che ci siano collisioni. Quindi quello che devo trovare è un bilanciamento sul fattore di carico, perché se voglio un fattore di carico vicino a 1 non posso applicare tanta compressione, perché altrimenti è vero che la funzione di hash per ogni chiave mi genera un valore di indice che è uniforme nel range di output, se però poi lo comprimo è stato inutile avere una funzione di hash perfetta, quindi devo utilizzare una funzione. Quindi devo fare attenzione anche se voglio rispettare i fattori di carico, devo anche fare attenzione a quale sia il range finale a cui sono interessato. Quindi direi, commentiamo questo. Facciamo un esercizio in cui creiamo una nuova classe, che chiamiamo impiegato. E in questa classe, come nell'esempio, mettiamo alcune variabili, in particolare siamo interessati all'età, al nome e al cognome. Adesso cerco anche di aumentare la dimensione del carattere, così lo vedete meglio. Poi, utilizzando l'interfaccia di Eclipse, genero in automatico i getter e setter, il costruttore, eccetera. Quindi, genero getter e setter per tutti quanti i campi e definisco questi valori come privati. Una domanda interessante che mi hanno fatto in laboratorio è: ma perché devo definire private le varie variabili e poi creare i getter e setter? Non facevo prima a lasciarle pubbliche in modo tale che chiunque potesse aggiornarle senza scrivere tutto questo codice? Sì, si poteva fare, però non rispecchia il principio della progettazione di un'applicazione in Java, perché in Java vorrei rispettare quello che si chiama l'incapsulamento dei dati. Ossia vorrei permettere alcune operazioni soltanto a qualcuno e altre operazioni ad altro.
Questo però è possibile soltanto se effettuo un controllo su chi può fare determinate operazioni. E questo controllo dove lo faccio? Lo faccio in questi metodi getter e setter. Quindi se non li definisco, non faccio nessun controllo, permetto che chiunque possa modificare i valori e quindi permetto dei possibili errori. Quindi per favore definite le variabili private. Una classe di questo tipo si chiama JavaBean, non so se il professore ve l'ha già inserita, semplicemente è un contenitore di dati. Definite le variabili all'interno di questo contenitore come private e definite i metodi getter e setter per aggiornare queste variabili. Poi generiamo anche un costruttore usando tutti i campi, quindi età, nome e cognome. E poi vorrei anche ridefinire ancora il toString, giusto per stamparlo. E in ultimo vorrei fare l'override di hashCode e equals. A questo punto la domanda è: quali campi utilizzare per fare l'overriding di hashCode e equals? Allora, potrei utilizzare soltanto l'età, però ha senso dire, confrontare e dire che i due impiegati sono uguali se hanno la stessa età? No. Potrei utilizzare l'età e il cognome, e sarebbe più corretto, però ci potrebbero essere anche due impiegati che hanno la stessa età, lo stesso cognome, ma nome diverso. Quindi direi che la scelta migliore è utilizzare tutti e tre i campi nel confronto di equals e per generare anche il valore di hashCode. Ricordatevi che i campi devono essere gli stessi sia per hashCode e equals. In questo caso Eclipse ci viene d'aiuto perché non è possibile separare le due implementazioni. E la cosa carina è che con un click di mouse Eclipse si occupa di tutto, quindi mi fa l'overriding di equals, dove controlla quello che dicevo prima, che l'oggetto non abbia lo stesso riferimento di me stesso, non sia nullo, controlla che appartengono alla stessa classe e poi a quel punto fa gli equals sui diversi campi, sulle diverse variabili, ma implementa anche in modo automatico il metodo hashCode. Come fa? Definisce questo famoso numero primo 31 e poi ricorsivamente chiama hashCode sui tipi di base. Ora, nel caso di age, siccome è un intero, non ha senso richiamare l'hashCode, perché l'hashCode di un intero è l'intero stesso, come abbiamo detto. Però nel caso delle stringhe, fa il controllo. Questo qui è semplicemente una sintassi per esprimere un if su una sola riga. Quindi cognome è null, è stata inizializzata. Se non è stata inizializzata, allora utilizza 0 come valore di hashCode. Altrimenti chiama il metodo hashCode su questa stringa e il risultato è lo stesso che vi ho fatto vedere prima, ossia viene moltiplicato il valore di ciascun carattere per 31 elevato a qualcosa. Questa funzione di hash, chi ha scritto Java, chi ha progettato Java, ci garantisce che è abbastanza efficiente, quindi possiamo utilizzarla senza troppi problemi. Adesso andiamo nella classe main, creiamo il nostro set in cui inseriamo oggetti tipo impiegato, quindi specifichiamo il generics. E poi importiamo javautil hash set javautil set. Poi creo degli oggetti di tipo impiegato. E in questi oggetti devo inserire tre parametri che sono quelli di default, che sono l'età, il nome e il cognome. Poi creiamo un altro impiegato,
Adesso inserisco dei valori a caso, quindi non so quanti anni abbiano. Quello che posso fare adesso è inserire questi oggetti all'interno del mio hash set. Come faccio? Impiegati.add i1, i2, i3. Quindi utilizzare un hash set è estremamente semplice, non ci sono molte differenze rispetto a utilizzare una lista. Quello che posso fare adesso è utilizzare un iteratore per iterare sulla collection. Quindi iteratore it uguale a impiegati.iterator. Il metodo iterator mi restituisce un iteratore, scusa, mi restituisce un iteratore. Quindi definisco un iteratore sul quale posso iterare sulla collection. Abbiamo detto che questo iteratore mi restituirà tutti gli elementi della collection. L'unica cosa è che non ho la certezza di avere i valori, che valori mi vengono restituiti nello stesso ordine in cui li ho inseriti. Come utilizzare l'iteratore l'abbiamo visto la volta scorsa, quindi while it.asNext. System.out.println it.next, perché asNext mi dice soltanto se esiste un elemento successivo, se lo voglio devo chiamare it.next. Quindi in questo caso mi vengono restituiti i valori e direi anche che per uno strano caso mi vengono restituiti nello stesso ordine in cui li ho inseriti, ma questa non è la regola. Quindi esercizio carinissimo, però non abbiamo capito nulla di quando gli hash set funzionino meglio rispetto all'array list o alla list. Quindi direi, inventiamoci un esercizio. Su questo ci sono dubbi? È tutto chiaro? È molto semplice, ogni volta che voglio utilizzare un hash set, definisco un hash set con qualsiasi altro oggetto del Java Collection Framework, inserisco gli elementi all'interno di questo hash set, ricordandomi però di aver ridefinito, di aver fatto l'overriding del metodo equals e del metodo hashCode. Se ho fatto queste operazioni tutto funzionerà correttamente. Devi selezionare, ora per commentare tutto un blocco bisogna selezionare e puoi fare maiuscolo, maiusco, control, 7, credo. Non so. Ok, allora, cerchiamo di fare un esercizio un pochino più carino. Definisco un hash set. In cui inserisco per semplicità delle stringhe, giusto per fare prima. Ah, tra l'altro forse potrei ingrandire un pochino. Quindi set, new. Poi creo anche un array list e una linked list. Ricordatevi sempre di importare java util list e non java avt list, perché altrimenti è tutta un'altra cosa. Ok,
questo punto cosa faccio? La stessa cosa che avevamo fatto l'altra volta, inseriamo 10.000 tag, quindi 10.000 parole generate più o meno casualmente, quindi int i uguale a 0. Minore di 10.000, e più più, quindi semplicemente inserisco per 10.000 volte una parola con scritto tag qualcosa, dove quel qualcosa è un numero che va da 0 fino a 9.999. Quindi faccio la stessa cosa per la linked list. E faccio la stessa cosa per il set. Non li ho messi tutti quanti nello stesso for perché vorrei prendere il tempo. Quindi system.nanotime che viene restituito in un long. Giusto per capire qual è la differenza di tempo nell'aggiungere elementi in queste varie collezioni. Stampo quanto ho impiegato dividendo il tempo per 10 alla nona, che significa che da nanosecondi ottengo i secondi. Tutto chiaro fin qua? È chiaro? Non è chiaro? È chiaro. Sì, sì. Quindi se, che ore sono? Meno 10, abbiamo ancora tempo. Quindi se eseguo il programma, vedo che inserire nella array list, inserire nella linked list e inserire nella hash set è leggermente differente, in particolare l'inserimento nella hash set è stato un pochino più lento. Questo perché? Perché ogni volta che inserisco devo chiamare la funzione hashCode, che ovviamente impiega un pochino di tempo, e quindi sommando tutti questi tempi per 9.999 per 10.000 stringhe richiede del tempo. Certo. Quindi quello che abbiamo visto è che nell'inserimento l'hash 7 è leggermente più lento, è un pochino più lento rispetto all'array list e alla linked list. Chiaro? Cerchiamo di capire cosa succede invece se voglio rimuovere gli elementi. Quindi questa volta sostituisco ai vari add, sostituisco remove. Rieseguo, cosa vedo? Allora, i valori sono leggermente cambiati rispetto a prima, facciamo ancora una run per vedere se sono stabili.
Ok, cambiare un pochino, forse è meglio passare da 10.000 a 100.000, vediamo, così dovrebbero essere un pochino più evidenti le differenze. Come vedete, il codice era ancora in esecuzione perché questo è un esempio di quanto le performance siano importanti. Sono passato da inserire 10.000 elementi a inserire 100.000 elementi. Prima il codice veniva eseguito istantaneamente, adesso è impiegato qualche secondo. Quindi questo vi fa proprio vedere come scegliere la struttura dati ideale per effettuare alcune operazioni sia fondamentale. Allora, abbiamo detto che nell'inserimento l'hash set è leggermente più lento rispetto all'array list. Credo di averlo rieseguito. È leggermente più lento rispetto all'array list e alla linked list. E questo lo vedete qui, è il terzo valore stampato nell'hash set. Riguardo alla rimozione, invece, vediamo che la rimozione nell'array list è stata notevolmente più lenta rispetto alla rimozione nella linked list e a quella dell'hash set. Allora, il fatto che la rimozione nell'hash set sia abbastanza veloce non dovrebbe essere un mistero. Abbiamo detto che tutte le operazioni nell'hash set sono abbastanza costanti, o grande di 1, abbiamo detto. Ma come mai, vorrei farvi questa domanda, come mai la rimozione degli elementi nella linked list è stata notevolmente più veloce in questo caso rispetto all'array list? Qualcuno sa rispondermi? Sì, ma abbiamo detto che se guardiamo il grafico, se torniamo al grafico di prima, all'istogramma, vedete che la rimozione alla linked list era comunque lenta, era più lenta rispetto all'array list, ma comunque lenta. Esatto. Perché la linked list, quando rimuoviamo sempre il primo valore, la linked list è velocissima. Perché non deve cercarlo, c'era lì, è il primo. Quindi trova il primo, lo rimuove e passa a quello dopo. Quello dopo è di nuovo quello che deve rimuovere nel ciclo successivo. E quindi siamo super veloci. Però, come facciamo? Proviamo un caso in cui invece le performance della linked list siano notevolmente inferiori. Beh, potremmo rimuoverli nell'ordine opposto. Li abbiamo inseriti in un ordine e rimuoviamo nell'ordine opposto. Partiamo dall'ultimo elemento inserito. Quindi se parto da 9.999, scusate, 99.999, i maggiore uguale a 0, i meno meno. Copiamo questo ciclo anche negli altri casi e vediamo come cambia. Allora, in questo caso il programma è ancora in esecuzione, quindi forse aver messo 100.000 valori è stato un pochino azzardato. Se non termina entro poco lo terminiamo e torniamo a 10.000. Ok, se eccessivamente stava impiegando troppo tempo, effettivamente stava impiegando troppo tempo, torniamo a 10.000. Quindi 9.999. Ecco, vediamo che semplicemente cambiando l'ordine con cui gli elementi vengono tolti, la linked list si comporta in modo molto simile all'array list, stesso ordine di grandezza, mentre l'hash set è di 2 ordini di grandezza più veloce nella rimozione degli elementi. E la stessa cosa succederebbe se al posto del metodo remove utilizzassimo il metodo contains.
perché di fatto il metodo remove è molto simile a contains, in un caso rimuove, nell'altro caso restituisce se l'oggetto esiste o meno, ma prima di dirci se l'oggetto esiste o meno, quindi prima di rimuovere è necessario trovarlo, quindi l'operazione di ricerca di un oggetto all'interno di una collection è comune a questi due metodi, ed è proprio l'operazione di ricerca quella che determina la complessità di una collezione, perché nell'array list e nella linked list, siccome non so dove iniziare a cercare, ma so cosa cercare, inizio dalla prima posizione e itero su tutti gli elementi della collection fino a quando non trovo quello che cerco. Nel caso dell'hash set, invece, sono avvantaggiato, perché sfrutto la funzione di hash, perché la funzione di hash mi dice dove iniziare a cercare. E quindi in un tempo che è molto più basso, troverò quello che voglio e lo toglierò, oppure dirò semplicemente se la collezione contiene o meno l'oggetto. Quindi spero con questo esempio di avervi chiarito la differenza. Avete delle domande sugli hash set? Sulle differenze di performance, eccetera? No. Direi che allora terminiamo qui e buona serata.